Ciano svolge, e quindi sull'esercitare il diritto di cronaca, quali sono i limiti, qual è la difesa appunto delle immagini che bisogna attuare. E allora la prima domanda che vorrei fare a Luciano è: ma cosa significa essere liberi di esprimersi con l'immagine fotografica? Cosa significa essere liberi? Questa è una domanda che ci penso tutti ogni mattina quando cominciamo la nostra attività, qualsiasi essa sia. In più c'è una grande responsabilità, è quella di raccontare, quindi essere in parte terza in un racconto, e di dover raccontare delle storie, delle vicende, cercando di non prenderne parte, e quindi raccontare per quelle che sono, cercando da una parte di conoscere gli eventi nella sua profondità e nell'altra di non eccedere nella esagerazione nell'uso dell'immagine. Ora, noi viviamo una bulimia di immagini, ormai abbiamo un computer, abbiamo una televisione, eccetera, e abbiamo ogni giorno noi stessi, con i nostri social network, utilizzando l'immagine per la persona modificata. Per cui è difficile per un professionista dover capire quale è il limite che c'è fuori. Indubbiamente, raccontare le cose, soprattutto in certi posti, non è facile, perché anche sono le persone che non vogliono che si raccontino le cose per quelle che sono. Sono vari modi di fare censura, c'è il metodo recente, scelto una storia recente, oppure quella del mercato, essere in un posto, raccontare una storia, vendere una storia, poi ritornare e raccontarsi che questa storia non è mai andata sui media, perché è stata un po' veicolata nei posti più bassi. Però è importante che ci siamo noi come operatori, ma soprattutto come libertà di espressione, dobbiamo essere tutti coinvolti nel difenderla, anche attraverso quelle immagini non di professionisti, ma che arrivano da varie parti al mondo. Per esempio, la prima gara, dopo il esempio recente, e ancora più recente, i fatti che sono scoppiati nuovamente negli Stati Uniti, i casi di razzismo da parte delle forze dell'ordine nei confronti delle comunità nere e latine. Quindi è importante che noi abbiamo questa opportunità sempre di raccontare per quello che vediamo le cose e raccontarle per come sono. Io ho fatto un po', voi vedrete alle mie spalle, un po' di immagini che accompagnano questo incontro, proprio perché vi rendiamo un po' conto delle difficoltà, anche in questo io penso bisogna essere un po' tutti versati nel raccontare l'amore, nel raccontare il dolore, nel raccontare la violenza. Prima abbiamo assistito a un dibattito sulla violenza di genere che ha dato un input importante. La violenza c'è quando non c'è informazione, quando riusciamo a occultare quelle che sono le prove di momenti drammatici. Io adesso cercherò di essere molto breve, anche perché l'orario è un po' oltre. Però quello che voglio dire è che è importante che a difesa della libertà di espressione non ci siano solo gli operatori, ma anche la comunità intera. Esatto, e oggi tutti un po' stanno diventando foto per foto, no? Prima dell'incontro parlavamo dei giovani che sono stati probabilmente gli anni protagonisti di questa edizione di Sicilia del Progresso, e quindi social network più sicuramente che danno questa grande possibilità a proposito di espressione, ai giovani di esprimersi, e si esprimono soprattutto con l'immagine, perché l'immagine ha un grande impatto nel racconto a volte delle parole. Ecco, però, come il titolo di difesa dell'immagine di esprimere
ne hai accennato, come va difesa questa immagine fotografica? E poi esiste un problema, un'esigenza di qualità dell'immagine fotografica nel fotogiornalismo? Brevissima. Io credo che da un punto di vista professionale, chiaramente questa divulgazione massiva delle immagini ha molto abbassato la qualità dell'informazione, nel senso che la maggior parte delle foto che si vedono non sono controllate, quindi sono anche a volte frutto di archivi, frutto di episodi precedenti e vengono utilizzati ad hoc su altre storie, e quindi si perde un po' la veridicità poi dell'immagine stessa. Dall'altro canto dico che è importante, perché il fotoreporter non può arrivare da tutte le parti, quindi è importante che le immagini vengano realizzate dalle persone che si trovano lì in quel momento. Non c'è qualità dell'immagine, e io penso che la foto documentaristica, la foto di inchiesta, la foto non deve essere obbligatoriamente una foto elegante, una foto di impatto. Ossia, io credo che i migliori fotoreporter sono quelli che poi non conosce, che sono al momento giusto, al posto giusto, fanno le foto giuste, grazie alle quali interi gruppi etnici piuttosto che religiosi riescono ad avere riconosciuti i loro diritti, piuttosto che proprio dei grandi, facendo uno ma a caso come Salgado oppure come Nathalie, che sono sicuramente dei grandissimi fotografi, però vanno tutto all'estetica. Infatti pensavo che Salgado, che è un grande racconto, un grande raccontatore per immagini, però come dici tu, è molto estetica. Ma sia per il fotoreporter che per un smartphone principalmente, perché ormai anche queste opere di fotografi professionisti o di fotomatori, ovviamente per i giovani, perché quotidianamente animare il telefono, principalmente dove per esempio sono lo smartphone. E quanto è importante, quindi, indipendentemente dal mezzo tecnologico, è importante la sensibilità o anche l'umanità a guardare e non solo vedere quando si fotografa, sia nel lavoro di fotoreporter sia in quello che magari domani magari si svolgerà in questo concorso di cui un po' orienterà il mondo. È importantissimo tutto il background che conteniamo, cioè noi siamo quello che leggiamo, quello che vediamo, quello che sentiamo, per cui è importante che oltre a volte abbia una capacità culturale di scegliere tutta una serie di cose. Ieri parlando con dei ragazzi che mi hanno intervistato per un loro progetto, il discorso che è uscito era quello della capacità, della sensibilità di un reporter per raccontare le cose, fermarsi, non fermarsi, quando fermarsi, perché fermarsi. Un reporter che ha una capacità professionale già abbastanza sviluppata sa come, quando, se e perché, però è sicuramente una cosa che viene lasciata alla propria famiglia. Io vengo da una scuola in cui eravamo molto molto attenti anche al rispetto dell'immagine di chi fotografavamo. Se poi guardate nell'insieme del mio lavoro, ogni personaggio che ho fotografato, dal più ricco al più povero, da popolo di una religione a un'altra, tutti hanno preservato la loro dignità di essere umani, che è quella cosa fondamentale che io cerco nel mio lavoro, perché altrimenti sarei uno di quelli dei tanti che fa numeri. Oggi
con la velocità, l'inerzia e di diffusione delle immagini soprattutto, questo è più difficile da portare avanti. Noi veramente ormai pubblichiamo tutto e per esempio se teniamo in considerazione la storia con la povera donna, non voglio scendere nel particolare, perché poi era un'adulta che ha deciso di non fare nulla e i suoi amici hanno dato uno scherzo, però a un certo punto noi politicamente abbiamo deciso, visto che lei si era suicidata per scomparire, di non parlarne più. Abbiamo tolto completamente le sue immagini dal nostro archivio, ma ci siamo trovati un torrente di sue immagini da tutti gli altri giornali che ci hanno costretto del servizio, da ritirare fuori. Allora, io sono rimasto un po' colpito perché mi è dispiaciuto anche ultimamente, proprio recentemente, uscito tutte probabilmente altre storie con la sua foto legata a quell'immagine. Credo che il mercato ha questo suo lento sull'etica, ma non è una cosa che è legata solo al mio lavoro, per un po' ovunque. Hai detto proprio la giusta etica, che è quella che è abbastanza latitante ultimamente nel nostro mondo. E tu vorrei andare anche verso quello che sarà domani, il 4 aprile 11, e dunque penso che questo è interessante, secondo me, questa maratona che è fotografica, che è il fotonauti, l'associazione molto attiva da questa fotonatona, professionisti, ha lanciato questo giro che penso. Ancora con la collaborazione di Luciano, che è questa iniziativa che domani mattina si avvierà, che è Visione Urbana, fatta nel Senta, da quattro quartieri. Perché ritengo che sia importante? Perché uno dei problemi che ovviamente ripeto spesso anche il compito che abbiamo con un'associazione costituita tre anni fa, che è una rete di dati ambientale in Centro Sicilia, è quello di far conoscere di più e far apprezzare e anche innamorare di questi territori, di questa città, del territorio centro-sicilia, a quello che noi abbiamo, al nostro patrimonio. E quindi questa iniziativa di domani, secondo me, va un po' in questo senso, no? Perché spesso non conosciamo la nostra città, abbiamo solo le vie principali e, soprattutto nel centro storico, all'interno, non è l'esempio. E quindi, secondo me, appunto, domani la porterà per sbaglio con l'introduzione di Luciano, che incontrerà chi si è iscritto a questo concorso e gli darà alcuni input, gli racconterà qualche cosa per tentare di scrivere su come fare il lavoro che è la partecipazione del concorso. E quindi voglio sapere che cosa dirà domani a questi ragazzi che attraverso l'immagine fotografica potrebbero esprimere il loro sentimento o meno verso la propria città. Se vuoi sapere cosa dirò domani ai ragazzi, scherzo. Cioè, la cosa fondamentale è legata anche alle fotografie mie in mostra qui, è proprio quello che dirò, che il mondo non è che sta da un'altra parte, sta anche davanti ai nostri occhi qua fuori, che è poi il progetto che è nato 8 anni fa con la fontana di Trento. Quindi tutta una serie di ritratti, di situazioni, eccetera, a due passi dal mio nuovo lavoro. E quindi aprire gli occhi, guardare quello che è attorno a noi, apprezzarlo, disprezzarlo, fotografarlo, raccontarlo, senza ansia della prestazione, perché siamo qui per raccontare e anche divertirci, perché poi fondamentalmente fare delle immagini, conoscere la nostra città utilizzando un linguaggio, attenzione, un linguaggio a cui siamo abituati, cioè stiamo a fare sempre fotografia, ma in realtà poi sono delle cose empiriche che stanno lì, l'abbiamo fatta, invece mettendoci un po' più di conoscenza del mezzo e noi farò un piccolo briefing della serie che si usano anche uno smartphone, perché anche con lo smartphone si possono fare delle cose interessanti. Dovesse finirla.
No, quindi ritorniamo poi anche per concludere questa fase, poi ovviamente andremo agli interventi, se ci sono domande da parte del pubblico, sul limite, cioè quindi questa espressione che vedete prima, cioè quindi anche la parola limite. Tu immagini che la tua professione in un momento in quale sei stato lì a pensare, ma pubblico, ma pubblico, questo ovviamente soprattutto per il lavoro di attore sull'Italia con le due volte, ma oggi ripeto con il social network, quindi con il fatto che fai un'immagine in singola pubblichi e puoi dare un messaggio forte, positivo, negativo. Diciamo che il problema è sempre un po' la manipolazione che c'è dopo il tuo lavoro, perché non è che tu puoi fare un lavoro con il massimo delle buone intenzioni e poi magari qualcuno lo usa per, soprattutto nella politica questa accade, per utilizzarlo contro il suo avversario. Poi quando sta dall'altra parte, quando fai lo stesso lavoro, dice no, quindi il problema te lo poni sempre. Io una volta, ricordo, ero in Palestina e ho assistito per la prima volta in vita mia, che è una cosa completamente diversa nel raccontare la morte, ho assistito proprio all'omicidio. E in quel momento mi trovavo a Ramallah, mi trovavo in una situazione in cui era un regolamento di conti tra palestinesi, perché avevano individuato una spia, e istintivamente ero palestinese, istintivamente ho alzato la macchina fotografica, sono andato per fotografare, lui mi ha dato proprio una botta alla macchina fotografica per dire no, questo non c'entra niente con quello che stai facendo io, che ero andato lì a fare l'antifada, questo non c'entra niente, è un regolamento di conti. Allora lì per lì sono rimasto un po', devo dire la verità, era la mia volta che dovevo una persona dal vivo che ha un suo peso forte rispetto a quello del trovare i cadaveri, però sono rimasto molto contrariato perché in quel momento per me mi è stato negato l'accesso alla libertà di espressione. Poi però sono anche rimasto forse, cioè, contento di non aver fatto quella foto, perché non so se l'avrei fatta. E quindi ecco, questa è un'esperienza che mi ha un po' toccato. Un'altra volta è successo con una donna che era una delle due vittime del Circeo, la sopravvissuta, era andato a fare un lavoro dove c'era un'udienza dove c'era questa donna e io l'ho fotografata. Poi lei è venuta, mi ha detto due parole che non mi dirò mai e ho capito che avevo fatto una stupidaggine, nonostante poi ero schermato dalla mia testata, quindi quelle foto le ho tenute perché non mi ero punto mai niente, non le avevo mai pubblicate. E quella è stata una scelta cosciente e coerente con il mio modo di lavorare. Chiudiamo questa fase, ci parli un po' del, perché c'è una mostra, che non so quanti hanno visto, c'è una mostra che è il microcosmo. Sì, quello è, come ho accennato prima, quella mostra è nata proprio dalla necessità di raccontare gli spazi vicino a me. È una mostra che ho sviluppato in 5 anni, praticamente è una foto al giorno a portare i treni, quindi sono tutti personaggi, cioè era essendo in quel momento io impossibilitato ad andare verso il mondo e quindi non potevo viaggiare e quant'altro, allora ho lasciato che il mondo arrivasse a me, proprio per il discorso che non è che non deve andare a chissà dove trovare stimoli per la propria creatività, stanno anche fuori. Poi soprattutto se vedete una bellissima location
fanno i trevi, i disputi ce ne hai una marea, persone ne passano in tutti i libri ogni giorno a centinaia, quindi ho avuto questa idea che piano piano in 5 anni mi sono fatta. Poi ho selezionato le foto ed è nata l'idea che ha fatto già un giro in tutto Sud America, in molti paesi del Sud America, molto apprezzato sia per la portata che per... Tu hai una particolare affezione sul Sud America. Io sì, negli ultimi 10 anni lavoro costantemente in Sud America, ma la mia terza vita la voglio dedicare all'Africa. Perché? La reazione perché siccome ho sempre avuto paura mai, ma ho sempre avuto paura delle malattie. In Africa ce ne sono 2000, io una volta sono andato per Restore Hope, che era l'operazione internazionale di peacekeeping in Somalia, e praticamente noi eravamo l'obbligo di stare in compound, di mangiare terra nel compound, eccetera, eccetera. Io sono rimasto, sono stato l'unico che non mi ha ammalato con questo virus. Tutti gli altri colleghi stremati perché si sono presi con le docce, eccetera. Allora ho detto no, aspetto che avevo anche anni in più, siamo non è malattia, insomma, sarò già bello per quello che ho fatto, insomma, adesso ero ancora abbastanza giovane, avevo 35 anni, quindi ce ne ho da raccontare. Quindi la mia terza vita sarà in Africa. Allora, abbiamo la sua conclusione per rispettare un po' quei tempi, visto che siamo andati in volta questa sera, e quindi do la parola. Che siete rimasti. E oggi. Devo dare la parola a chi vuole intervenire, chi vuole fare domande. Danilo, qui con te. Sì, così sei. Sì, no, parlo alla tavola e mi sembra. Un po' lo fa nella sentinata, però voglio essere dalla domanda in maniera collante. Spesso nell'immaginario fantastico. Il fotoreporter o il giornalista ha un alter ego, che è un supereroe, Ora, io voglio chiedere, nella realtà, qual è il limite tra il supereroe e l'uomo? Cioè, dov'è che finisce la voglia di comunicare con la realtà, con l'etica? Per farti un esempio, tra le foto che abbiamo esposto pure noi, io ho messo una bimba di 4 anni, i bambini sai che sono più tutelati da un lente solare. Allora, non sapevo se vedevo la dignità di questa bambina, poi siccome è stata ripresa in una situazione particolare, era uno sbarco, e dopo 10 giorni di barca questa bambina è uccisa sorridendo per quella sbarca, ho pensato che non avrei leso la dignità della bimba esponendola, anzi gli avrei dato forse più dignità, perché quella bambina scappava da una situazione terribile per cercarla la libertà. Il fotografo che va, come vai tu, come dove sei andato tu in zone di guerra per documentare, dov'è che ti fermi? O comunque cerchi di portarti a casa la notizia, cioè c'è un limite, questo è. No, non c'è nessun limite, nel senso che quando stai lì devi valutare caso per caso tutte le situazioni. Bene sì, io sono un supereroe, in realtà sono Superman, no, ci ho provato, ma quel confine si passa spesso, però si passa molto coscientemente, perché il fotoreporter, il video io ricordo Sarajevo per esempio, i tempi dell'assedio di Sarajevo, tutti avevate notizie dai giornalisti che stavano a Sarajevo sbagliando. I giornalisti stavano nella collina di fronte a Sarajevo, i fotoreporter e i videomaker stavano a Sarajevo, tanto è vero che poi abbiamo fatto una scelta, ho scritto sopravvissuti dentro Sarajevo. Che voglio dire con questo? Che è un mestiere che non puoi, il giornalista può raccontare, c'è stata un'esplosione alle 15 che ha provocato, il fotoreporter ci deve essere, quindi deve vivere in mezzo a quello che sta succedendo, e questo ti porta
inevitabilmente ad avere dei rischi maggiori, rischi, attenzione, che un professionista indicato, cioè attenzione, non è che uno va lì e fa. Ci sono dei corsi che ho fatto anche io, sono corsi fatti con UK Royal, sono militari inglesi che fanno dei corsi adesso anche sui rapimenti ultimamente, sul comportamento dei giornalisti in aree di guerra. Adesso c'è anche l'esercito che fa questo tipo di cose. Quindi il limite lo superi e poi a volte decidi di non superarlo per motivi che sono legati alla tua sicurezza o piuttosto alla sicurezza di altri persone. Però è chiaro che è un limite grosso che va valutato di volte. Ma non si pensa anche al rispetto della persona fotografata quando si trova? Allora, il problema è parlare della tua dignità, però. La dignità di una persona è la persona stessa, come io ho detto precedentemente, nelle mie foto sfido qualsiasi persona a trovare una violazione in questo senso, ma anche delle più dure, delle più crude. Io ho lavorato nel periodo della mattanza a Palermo, era veramente, non so se avete visto anche delle immagini che ho messo qui, dove l'omicidio prima di Falcone e Borsellino, quindi già prima del maxi processo, eccetera, dove l'omicidio era considerato un momento di comunicazione della mafia, e siccome ormai c'erano omicidi quotidiani, non avevano neanche più notizia, gli assassini provavano a disturbare i corpi, a fare delle robe che in maniera che ne parlassero, che la stampa ne parlasse. Ora, ultimamente ho fatto un viaggio in Messico, sono andato sulle orme di Curupecia, che sono l'ultima tribù indio, indio sono scomparsi e lo sono rimasti, ma con l'occasione sono andato a incontrare dei colleghi, come sapete i colleghi messicani in questo momento sono sotto tiro quotidianamente, in questo momento secondo i dati riportati dall'agenzia giornalisti internazionali, sono quelli che hanno la più alta percentuale di caduti sul lavoro. E sono quindi andato a fare le visite delle relazioni. Ho visto come lavoro e mi ricordavo proprio i tempi in cui io lavoravo per il giornale Roma. Non so se ve lo ricordate, il giornale Roma aveva questa grafica, queste fotografie fortissime, che però hanno aperto un grandissimo squarcio in quello che era il silenzio nel quale procedeva la mafia. E questo per dire che è indubbiamente importante tutelare la dignità delle persone, ma in certi momenti non puoi, perché il bene collettivo è superiore a quello magari in quel momento di corso. Ok? Quindi sì, devi assolutamente pubblicare. Altre domande? Se piuttosto che farmi domande non avere delle risposte, io non mi metto più in giro per ascoltare. Beh, allora andiamo a concludere e ringraziamo Luciano per questo ulteriore viaggio. Adesso qua magari una situazione un po' di stanchezza, perché, quindi grazie a voi che avete resistito, spero di non essere stato troppo